Anche ad Andrea che è con noi ma non vuol venire sul palco. E io devo chiedere scusa perché in 3 anni di Festival Epicureo non abbiamo mai parlato di uno dei più grandi epicurei di sempre, che è anche lui un poeta, e che è Quinto Orazio Flacco. E quindi rimediamo immediatamente grazie a due ragazze che se avesse incontrato avrebbe reso sue muse sicuramente. Katia Urbinelli e Angela Lombardo. Mi contraddico? Va bene, mi contraddico. Sono vasto, contengo moltitudini. Buonasera. Chi meglio di Walt Whitman ci poteva cogliere nel mondo di Orazio, che tra gli allievi epicurei è sicuramente uno dei più complessi, addirittura dei più controversi. Orazio sicuramente è un uomo che contiene moltitudini. Non ha paura di dichiarare apertamente la sua irrequietezza, i suoi limiti e addirittura anche a riderci sopra. Nell'apertura del libro che raccoglie le sue lettere, il poeta si rivolge al suo caro amico Mecenate, la persona che gli aveva cambiato la vita, offrendogli la possibilità di dedicarsi a tempo pieno alla poesia. E di poter lasciare il lavoro impiegatizio con il quale Orazio era stato costretto a guadagnarsi da vivere, rischiando di dover mettere da parte il suo talento e sprecarlo per sempre. Perché lui aveva fatto degli studi molto importanti, tra cui gli studi epicurei, ma veniva da una famiglia umile. Il papà di Orazio era un liberto, uno schiavo liberato, e quindi, come può succedere anche oggi in tante famiglie, il papà aveva fatto proprio i sacrifici per farlo studiare, capendo che questo ragazzo aveva un'intelligenza incredibile e quindi gli aveva dato la possibilità di andare dai maestri più grandi dell'epoca. Però, per le famiglie umili, viene sempre il momento in cui la realtà bussa alla porta e quindi Orazio a un certo punto si era ritrovato vincolato a un impiego solido ma modesto, da cui non sarebbe mai potuto venire fuori. Se non avesse trovato qualcun altro che come suo padre credesse in lui, e quello fu proprio Mecenate. E qui arriviamo alla prima delle incoerenze di Orazio, perché la dottrina epicurea che lui aveva studiato avrebbe suggerito di stare assolutamente alla larga dalla politica. Però cosa gli offriva Mecenate? La possibilità di occuparsi di quello che noi oggi chiameremmo lo storytelling. Per una figura molto importante della politica romana di quegli anni, Ottaviano, che di lì a poco sarebbe diventato l'imperatore Augusto. Quale sarebbe stata quindi la scelta più giusta per lui? Rifiutare questa proposta, tenendo fede alla filosofia del maestro Epicuro? O come diremmo oggi, prendere questo treno che passa una volta nella vita? Orazio scelse di accettare, cercando però di fare le cose a modo suo e potendo contare comunque su un punto di forza straordinario, il fatto che Mecenate fosse il suo referente professionale, il suo committente, il suo capo, diciamo in qualche modo, ma che al tempo stesso rimase per sempre anche uno dei suoi amici più cari. Immagino che Mecenate, che era un uomo ricchissimo, elegante, per così dire quasi un dandy dell'epoca, dovesse fare un certo effetto a contrasto con Orazio, che invece si vantava di essere molto rustico nel suo modo di essere, nell'aspetto, nel modo di fare. Eppure tra i due c'erano una stima e un'amicizia immensa. E Orazio costruì con lui un rapporto così autentico, così intimo, da non avere timore a rimproverarlo anche pubblicamente con ironia. Proprio tu, che ti metti a ridere se un giorno mi vedi con un taglio di capelli fatto male o con una toga Cosa scalcagnata. dovresti dire quando i miei pensieri fanno a pugni con se stessi? Quando disprezzano quello che hanno cercato? Quando tornano su quello che un attimo prima hanno buttato via, ribollendo, inquieti e scompigliando ogni forma di ordine nella mia vita? Quando fanno e disfano? Quando scambiano i tondi con i quadrati?
I suoi pensieri fanno a pugni con se stessi. La sua irrequietezza lo accompagna dappertutto. Orazio ha ricevuto in dono da Mecenate e ha deciso di accettare questo dono, una scelta non banale, una villa a Tivoli, che lui ama tantissimo. È una piccola villetta in campagna dove lui vive in maniera molto sobria, ma all'insegna della libertà, proprio come insegnava Epicuro. Più sta lontano dai fasti della corte e più si sente lui stesso un re. Vivo da re, da quando ho abbandonato queste gran cose che voi tutte levate in coro al settimo cielo. Come uno schiavo del tempio che è riuscito a scappare, respingo con sdegno le focacce votive del sacerdote perché ho voglia di pane, che adesso per me vale di più di una torta al miele. Il suo lusso, proprio come insegnava Epicuro, non è mangiare cibi raffinati o vivere in mezzo alla ricchezza, ma vivere la vita che lui desidera, riparata dagli stimoli della velocità della grande città. Una vita a modo suo, libera, colta, essenziale. Eppure non è detto che neanche questo lo renda felice. E qui probabilmente il maestro Epicuro non sarebbe stato molto orgoglioso di questo allievo della sua scuola che come unica materia di studio aveva l'arte della gioia. Incostante come il vento, a Roma amo Tivoli, a Tivoli Roma. Incostante come il vento. Noi però per fortuna non sappiamo assolutamente di cosa stia parlando. Non abbiamo mai provato niente del genere, questo senso di volubilità, di mancanza di gratitudine, magari perfino senso di colpa per non essere mai del tutto appagati di una situazione, volere sempre qualcosa di più di quello che abbiamo. No, noi per fortuna proprio non sappiamo neanche di cosa si tratti. È un'altra delle ragioni per cui si è detto giustamente che Orazio non è un vero epicureo e che si dimostra troppo turbato dall'idea di varcare la soglia della morte. Noi sappiamo che il maestro Epicuro ci insegna a coltivare quella libertà assoluta che supera ogni timore e ci rende più forti. Ma anche qua sono passati molti secoli, noi sicuramente non sappiamo assolutamente a cosa si riferisca Orazio quando invece esprime questa mancanza imperdonabile di distacco, questo rammarico, questo strazio all'idea di lasciare la vita. C'è da dire però che nelle sue opere Orazio riesce ad aggiungere un ingrediente molto personale al tetrafarmaco con il quale Epicuro proponeva di guarire le paure degli esseri umani. Ed è quello che oggi verrebbe chiamato lo swag. Che cos'è lo swag? Dobbiamo chiedere ai nostri figli. È il vanto. Un rapper si vanta di creare delle rime più belle di quell'altro, o anche di varie altre cose, diciamo. È in ogni caso forse un modo anche per farsi coraggio. È proprio come un rapper dei giorni nostri. Orazio ama vantarsi senza alcun pudore della sua poesia. Nel vuoto ho camminato, andando per primo, con passi liberi. Mai ho messo il piede sull'impronta di un altro. Yeah! Una poesia talmente libera e originale da avere la potenza per diventare agli occhi di Orazio un vero e proprio antidoto rispetto alla paura più grande che un essere umano possa portare nel cuore. A guardarle con gli occhi dei suoi contemporanei, le parole che adesso stiamo per ascoltare sono veramente forti, perché dobbiamo immaginare che allora le statue di bronzo che adornavano le città fossero ciò che di più imponente, maestoso e in teoria eterno potesse esistere. Orazio non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe arrivato un giorno in cui degli uomini avrebbero preso quei capolavori e avrebbero avuto il coraggio di gettarli nel fuoco per farle delle palle di cannone destinate a uccidere altri uomini. Quindi era veramente uno swag mettere a confronto la sua poesia con quelle meraviglie. Eppure, ironicamente, il tempo gli ha dato ragione. Ho creato un monumento più duraturo di una statua di bronzo.
più alto delle piramidi con la loro mole regale. Non lo potrà scalfire la pioggia vorace, né il vento sfrenato di tramontana, né l'infinita successione degli anni che verranno o le stagioni che volano via. Non morirò completamente, ma una grande parte di me riuscirà a scampare libitina. La poesia è potente, è un rimedio straordinario, perfino nei confronti di Libitina, l'antica divinità etrusca della morte. Però, come diceva Cesare Pavese, lavorare stanca, quindi anche la poesia, quando è un lavoro, può diventare un fardello. Ma perfino qui il nostro Orazio riesce a produrre con la sua ironia dei capolavori di geniale incoerenza. Allora, se scrivere poesia è troppo faticoso, qual è il rimedio? La poesia stessa? Rigirare la frittata con il suo pensiero sottile, talmente sottile da diventare un'arma invincibile. E magari un'ispirazione anche per noi. Chi non vorrebbe avere come capo il proprio miglior amico a cui potersi rivolgere quando siamo magari in ritardo con la consegna di un report, con la stessa complicità con cui Orazio si giustifica di fronte a Mecenate? Il poeta non è arrivato neanche a metà con il libro che sta scrivendo. Allora parte un po' da lontano, come si fa sempre in questi casi, ovviamente, farfugliando delle scuse vaghe di impronta mitologica, ultraterrena. Però poi sfrutta l'amicizia per arrivare a spiattellargli tutte le sue disgrazie amorose senza risparmiare particolari. E addirittura aggiunge il colpo basso, quando, pur di scagionarsi, non ha ritegno a tirare in ballo la storia di Batillo, il giovane amante del suo amico, come a volergli dire: bello mio, se non mi capisci tu, Mecenate carissimo, tu mi ammazzi chiedendomi in continuazione come mai una pigrizia così grande e così soave abbia inondato di oblio i miei sensi fino al midollo, quasi che assetato avessi bevuto avidamente dalle coppe che inducono il sonno della dimenticanza del fiume Lete. È colpa di un dio. Davvero? È proprio un dio che mi impedisce di portare avanti il lavoro sul libro dei giambi che ti ho promesso tanto tempo fa, ma giuro, l'ho iniziato da un pezzo. Dicono che non fosse diverso il fuoco che arse Anacreonte di Teo per Batillo di Samo. Lui non la smetteva più di piangere il suo amore sulla testuggine cava della lira senza manco riuscire a distillarlo in versi perfetti. Bruci perfino tu, poveretto. Ma almeno puoi godere della tua sorte, perché la fiamma che ti arde non ha rivali in bellezza, nemmeno quella che infuocò Troia e la fece assediare. Mentre io mi tormento per una liberta, chiamiamola Frine, a cui non basta un fidanzato solo. E anche qua diciamo che gli ideali epicurei di moderazione, che ci invitano a non tralasciare i piaceri dell'amore, ma a non lasciarcene sopraffare, non è che trovino proprio Orazio uno studente molto diligente. Queste erano le parole di Epicuro. Quello che rende dolce la vita non è frequentare in continuazione simposi o feste sfrenate, né godersi i fanciulli, le donne, le cene a base di pesce e tutte le delizie che può offrire una tavola per cui non si è badato a spese, ma valutare con sobrietà, sia per investigare la motivazione di ogni cosa che scegliamo di avere o di allontanare da noi, sia per liberarci dai preconcetti che portano alla nostra anima un'inquietudine enorme. Ecco, qui si vede che Orazio, che trascurava perfino la sua poesia perché aveva perso la testa per questa libertà a cui un fidanzato solo non bastava, evidentemente non aveva valutato con sobrietà, non aveva investigato la motivazione. Per quanta filosofia avesse studiato, si vede che poi a volte le cose succedono lo stesso. La sua vita sentimentale fu parecchio ricca e, come usava a quell'epoca, anche abbastanza articolata, perché, come sappiamo, non era assolutamente un problema amare sia uomini sia donne, e lui nelle varie epoche della propria vita ebbe molte esperienze con figure anche parecchio diverse tra loro. E anche qui l'immagine di questo saggio imperturbabile, distaccato dagli eventi,
appare decisamente lontana dall'autoritratto che le opere di Orazio ci trasmettono di lui. Anzi, addirittura il trionfo dell'incoerenza arriva quando a un certo momento l'età porta con sé spontaneamente un po' di pace dei sensi, ma ancora una volta lui non è felice e rimpiange le epoche più irrequiete, quando la vita magari era un po' più complicata, ma forse anche più divertente, quando il cuore batteva forte e lui sapeva ancora emozionarsi con la nostalgia dell'amore perduto. Ecco l'elenco di richieste impossibili che il poeta rivolge a Mecenate in una delle lettere. Solo se realizzerà questi suoi desideri, Orazio accetterà di rientrare a vivere in città come vorrebbe il suo amico. Vuoi davvero che io resti sempre con te? Allora ridammi il mio vigore, i capelli neri sulla fronte, ridammi la dolcezza nel conversare, la compostezza nell'allegria e la nostalgia dell'orgogliosa cinara che non è più mia quando esagero con il vino. E anche qui quindi possiamo vedere che Orazio si rivela ben lontano da quel saggio filosofo impassibile che dovrebbe essere capace di vivere serenamente nell'hic et nunc, che in teoria dovrebbe avere tutti gli strumenti per accogliere e accompagnare con dolcezza lo scorrere del tempo. No, decisamente no. La bella cinara è morta giovane e così è rimasta per sempre splendida nel ricordo di Orazio. Mentre per gli altri, compreso lui, il peso degli anni si fa sentire. E questo è un pensiero che lui non può sopportare. Ma anche questo sicuramente è una cosa che noi non conosciamo, non abbiamo mai avvertito, non ci riguarda. Assento, riusciamo a comprendere di cosa stia parlando questa persona così diversa, così lontana da noi. In un'ode indirizzata a Venere, Orazio se la prende apertamente con se stesso per essere diventato così vecchio, raggiunta la decrepita età di 50 anni, scongiura la dea di lasciarlo in pace e andare a tormentare qualcun altro, qualcuno più giovane, pieno di energie, che come dice lui possa celebrare due volte al giorno la tua divinità. Ti prego, lasciami in pace, non sono più quello di un tempo. È finita l'epoca della regina Cinara. La pace dei sensi è stata turbata dall'incontro con un ragazzo che ha riportato il poeta all'imbranataggine, ai sogni erotici e al batticuore dei tempi d'oro. Perché, mannaggia, perché, Ligurino, mi scende sulle guance una lacrima solitaria? Perché la mia lingua, che di solito non è mai a corto di parole, crolla in silenzio a metà di discorsi, senza nessuna dignità? Ma di notte, in sogno, ti ho già acchiappato e ti tengo stretto a me. Oppure, uccellino mio, ti rincorro sull'erba del campo di Marte o tra le onde dispettose, mio crudele. E chissà che la dimensione di quello che noi oggi potremmo chiamare poliamore in fin dei conti non potesse calzargli solo in campo sentimentale, ma anche in quello filosofico. Sentiamo cosa dice adesso. Siamo ancora nella prima delle sue lettere in versi. Lui ha appena promesso di aver deciso di lasciare da parte i vezzi della poesia e tutto ciò che è scherzoso, non so se è proprio il caso di credergli, e ci tiene a ribadire che ha deciso di impegnarsi solo nelle cose più importanti. Mi occupo di studiare cosa ci sia di vero e di opportuno, dedicandomi completamente a questa ricerca. Scrivo e riscrivo, semino qualcosa che presto potrò raccogliere per farne buon uso. Ma per evitare che tu mi chieda chi mi farà da guida, chi siano i miei lari protettori, sappi che non essendo obbligato a prestare giuramento sulle parole di un solo maestro, io mi sposto, sempre straniero, ovunque il vento mi trascini. Un giorno mi sveglio in forma e mi tuffo tra le onde della politica, custode inflessibile, guardia del corpo della vera virtù. Ma poi, piano piano, senza farmi vedere da nessuno, torno a scivolare un'altra volta negli insegnamenti di Aristippo e mi impegno per sottomettere gli eventi a me e non me agli eventi. Qui incontriamo un altro personaggio interessante, che è Aristippo, il fondatore della scuola cirenaica. Un filosofo che come Epicuro metteva il piacere al di sopra di qualunque altro obiettivo per la filosofia e quindi per la vita degli esseri umani.
Però ecco, diciamo in termini un po' più rilassati rispetto a Epicuro sotto certi aspetti, tanto che è stato riportato un famoso aneddoto, chissà se è vero, ma poco ci importa, su un incontro tra lui e Diogene, che in quel momento stava mangiando un piattino di lenticchie. Aristippo, che approfittando della benevolenza del re viveva una vita agiata, gli disse: ma scusami, se tu fossi gentile verso il re, potresti mangiare qualcosa di molto più buono di queste lenticchie. E la risposta che gli diede Diogene fu: e se tu invece avessi imparato a vivere di lenticchie, non avresti nessun bisogno di lusingare il re. Ecco, molto probabilmente Orazio si sentiva ancora una volta un po' a metà tra queste due posizioni, e anche in questo, come al solito, cercava la sua personalissima via per apprezzare sia la buona tavola sia le lenticchie che poteva mangiarsi nella sua casetta in campagna, rifiutando tante cose importanti. Per esempio, quando Augusto, ormai imperatore, gli propose di venire a Roma e lavorare proprio per lui a corte, Orazio non aveva ancora compiuto 40 anni, quindi avrebbe potuto ricominciare una vita splendida agli occhi di tanti. Ma questa volta lui scelse di rifiutare. Questa volta scelse le lenticchie di Diogene, o forse scelse o cercò una via di mezzo, qualcosa che gli desse un po' di più delle lenticchie, senza però costringerlo a lusingare il suo re, il suo imperatore. Anzi, il paradosso è che era proprio l'imperatore che ammirava e lusingava lui. E quindi forse fu questa una delle sue più grandi vittorie, quella di preservare comunque una profonda forma di indipendenza e di libertà, e di accettare la comodità solo fino a un certo punto, probabilmente fino al punto in cui poteva permettersi l'immenso lusso di avere il tempo tutto per sé e non essere obbligato, come dice qui, a giurare obbedienza né alle parole di un solo maestro né tantomeno a un padrone che lo comandasse a bacchetta, ma invece avere delle persone importanti e generose che lo stimavano e sulla base di quella stima gli permettevano di fare la vita che lui voleva, una vita principalmente dedicata allo studio, alla ricerca. Tutto può convivere nel suo cuore disordinato e pieno di contraddizioni. Un giorno si sveglia in forma ed è l'uomo più integro di questo mondo, poi il giorno dopo è bellissimo vedere come piano piano torna indietro a ricordarsi di come si vive bene quando abbiamo alle spalle la benevolenza di un imperatore che, per colmo dell'ironia, è ben contento di finanziargli quella sua vita pigra e ritirata che a lui piace tanto, quella di cui parlava il filosofo Epicuro. Con il suo invito a vivere nascosti, a crearsi una vita appartata e autentica. In un'altra lettera, indirizzata a Sceva, un ragazzo che come lui non veniva da una famiglia importante, Orazio riesce a caldeggiare questo messaggio del vivere nascosti di Epicuro e poi rimangiarselo nel giro di pochissimi versi. Il piacere e la ricchezza non toccano solo a chi ha soldi, e non si può dire che abbia vissuto male chi è rimasto nell'ombra dalla nascita alla morte. Ma se vuoi dare un sostegno ai tuoi vecchi e ti va di concedere anche a te stesso un trattamento un po' più generoso, tu che sei nato magro, avvicinati a chi è bello grasso. Se c'è un concetto che unisce in profondità l'insegnamento di Aristippo con quello di Epicuro, è che lo scopo più alto della filosofia è costruire la strada verso il piacere, la gioia, la felicità, e quindi guarire gli esseri umani dalla sofferenza, qualcosa che ci unisce come donne e uomini, al di là delle epoche o di uno stile di vita profondamente diverso dal nostro sotto tanti aspetti, aspetti ai quali magari noi tendiamo a dare tantissima importanza: la tecnologia, i social media. Poi leggiamo queste parole e ci rendiamo conto che in realtà le esperienze più notevoli che noi facciamo sono molto simili a quelle che facevano queste persone 2400 anni fa, 2000 anni fa. È sempre interessante portare l'attenzione su questo, quando pensiamo a cosa sono 20 secoli che allontanano noi da Orazio e quanto però sono vicine a noi le sue parole.
Ecco, Epicuro ci teneva tantissimo a questo aspetto di guarigione e beneficio. Per lui il filosofo è letteralmente al pari di un medico. E guai se non ci riesce. Un ragionamento filosofico non serve a niente se non è capace di curare qualche sofferenza umana. Come è inutile la medicina se non guarisce le malattie del corpo, lo è la filosofia che non riesca a liberare l'anima dal dolore. Non a caso, infatti, il maestro Epicuro parlava di un tetrafarmaco, una medicina in 4 dosi che la filosofia poteva somministrare per migliorare la vita. E non a caso il più indisciplinato, ribelle, matto, geniale dei suoi allievi, anche quando si erge lui stesso in qualche modo a maestro per parlare con un amico molto più giovane di lui e invitarlo a coltivare una vita all'insegna della filosofia, non dimentica mai quanto questo non sia facile né banale da mettere in pratica tutti i giorni. Sapere aude, ci vuole coraggio per dedicare la vita allo studio, ci vuole coraggio per essere consapevoli, ci vuole coraggio per aprire gli occhi. C'è questo grande tema del risveglio filosofico, spirituale, a cui ancora una volta Orazio dà un'interpretazione assolutamente unica. I briganti si alzano di notte per andare a sgozzare la gente e tu non trovi la forza di svegliarti, tirarti su per dedicarti a te stesso. Ma se non lo fai adesso, da sano, dovrei affrettarti quando sarai gonfio come un otre. Abbi il coraggio di essere consapevole e inizia subito. Chi rimanda il momento in cui inizierà a vivere la vita giusta è un contadino in attesa che il torrente abbia finito di scorrere. Ma l'acqua del fiume scorre e sempre scorrerà, così come scorre l'eternità capricciosa. E anche qui, in verità, sotto tantissimi aspetti, sembra proprio di risentire le parole di Epicuro. Non solo le parole famosissime con cui si apre la lettera a Meneceo, quella che noi oggi chiamiamo la lettera sulla felicità, che invitano a pensare che non sia mai né troppo presto né troppo tardi per dedicarsi allo studio della filosofia, proprio perché per lui coincide appunto con la ricerca della gioia, di una vita migliore, ma anche il concetto di questo tempo capriccioso, di questo tempo che, come abbiamo visto, era un grande cruccio per Orazio. Perché ci vuole coraggio per il risveglio? Perché ci porta a contemplare dei pensieri che a volte sono molto difficili, come l'idea, per esempio, che quell'eternità capricciosa, quell'acqua del fiume che scorre e sempre scorrerà, esprima un tempo ciclico che appartiene alla natura, ma non è mai dato agli esseri umani. Addirittura i greci avevano delle parole diverse per distinguere questo tempo ciclico, la ruota della vita, aion, dal cronos, il tempo lineare degli uomini. È un tema che era essenziale per Epicuro. Siamo nati una volta sola, non è una cosa che può succedere 2 volte. Invece bisogna accettare che la ruota della vita per noi non girerà in eterno. Tu, che non sei padrone del domani, perdi tempo ad afferrare le occasioni di gioia che hai di fronte. Ma tra queste indecisioni la vita se ne va in rovina e tutti noi arriviamo alla morte mentre siamo impegnati a fare qualcos'altro che vivere. I greci avevano anche un altro termine per indicare le tante forme che può avere il tempo. Oggi gli studi della fisica quantistica ci rivelano che anche in questo avevano capito tutto loro, perché è proprio vero che il tempo può avere tante forme. E tra queste la forma più preziosa è il kairos, il tempo perfetto, il tempo incantato, il tempo che esce dal tempo, il tempo giusto, che a volte arriva un po' più tardi di quanto noi vorremmo e a volte invece ci sorprende. Bisogna coglierlo appunto con tempismo, perché è anche il tempo della natura. E questo tempo, kairos nella lingua greca, diventa karpos, che è frutto e seme al tempo stesso. Quindi il seme da cui nasce il frutto, ma nel frutto è contenuto il seme da cui nascerà il nuovo frutto al tempo giusto. E questo karpos, in latino, diventa carpere, raccogliere. Per esempio la frutta, come possiamo raccogliere anche noi il tempo della nostra giornata, del nostro dies presente. E qua arriviamo a una piccola formula magica,
o a quello che forse Orazio sarebbe orgoglioso oggi, con il suo swag da rapper, di poter definire un monumento che lui ha creato, un monumento più duraturo del bronzo e più alto delle piramidi d'Egitto, che dopo 20 secoli è ancora presente nei nostri cuori, nell'immaginario collettivo di tutto il mondo, nei nostri hashtag su Instagram, sulla pelle delle persone che lo scelgono magari per un tatuaggio come motto, a volte anche travisandolo, come succede ai monumenti di tutte le epoche, di tutte le culture. Carpe diem. Tu non devi chiederti quale sia il finale che gli dèi hanno in programma per me o per te, Leuconoe. Saperlo sarebbe un sacrilegio. E non cercare di scoprire dei numeri babilonesi cosa ti riserva il futuro. Qualunque cosa arriverà, è meglio affrontarla per quello che è. Forse Giove ha in serbo per te ancora molti inverni, o forse è questo che proprio adesso sta portando il Mar Tirreno a sfiancarsi sugli scogli che ha di fronte, potrebbe essere l'ultimo. In ogni caso, fatti furba. Versa il vino e dai un taglio netto per accorciare i tempi delle tue speranze. Anche ora, mentre noi due stiamo qui a parlare, non ci rendiamo conto che tra un istante il tempo invidioso sarà già scappato via. Cogli il frutto che può darti questa giornata, senza farti fregare troppo dalle illusioni per il futuro. Cogli il frutto che può darti questa giornata, senza farti fregare troppo, qua minimum, credula. Qui davvero l'incoerenza può diventare una chiave di lettura straordinaria che Orazio ci offre per comprendere meglio quello che siamo, la nostra natura di essere imperfetti e pieni di vita. Possiamo percorrere la strada della filosofia, possiamo studiare, sapere, aude, possiamo impegnarci, possiamo sfiancarci sugli scogli che abbiamo di fronte come fa il Mar Tirreno, ma in fin dei conti le parole con le quali lui chiude quest'ode così seria, così carica di emozione, sono inevitabilmente delle parole ironiche. Sì, sì, fatti furba, cogli il frutto del tempo, versa il vino, ma sempre credulone arriverai. E anche noi probabilmente rimarremo sempre un pochino creduloni verso il futuro, verso le illusioni, verso le speranze che portiamo nel cuore. E quello che magari potrà fare la filosofia per noi è sostenerci, aiutarci nel nostro percorso per renderci ogni giorno un po' più forti. Questo invito a non farci fregare troppo dalle nostre stesse aspettative, o comunque il meno possibile, qua minimum, diventa un abbraccio dolcissimo. Quindi non è una filosofia che ci bacchetta, non è un maestro che ci dà le bacchettate sulle mani per renderci allievi migliori, ma forse un maestro di nuova generazione, consapevole che esistono molte forme per l'apprendimento e molte forme efficaci e importanti per l'insegnamento, una delle quali può essere proprio la comprensione delle difficoltà e delle contraddizioni che tutti quanti, maestri e allievi, portiamo dentro. Un'altra forma di trasmissione dell'insegnamento, di trasmissione della felicità, alla quale questo insegnamento rivolge il suo focus, è l'amore, nella sua forma più alta, più libera, più lieve, che l'amicizia. Anche questo era un tema profondamente radicato nel messaggio di Epicuro, che insegnava a fondare la vita sulle comunità di amici, seguendo lo stesso percorso che unisce l'affetto con lo studio. In una delle sue frasi più famose, che voi avete anche la fortuna di poter vedere su un muro della vostra città, per Epicuro l'amicizia è proprio l'elemento attivo del risveglio filosofico. L'amicizia danza intorno al mondo, proclamando il suo invito per ciascuno di noi a svegliarsi alla felicità. E anche in questo Orazio sembra profondamente impregnato del pensiero epicureo, perché il grande distacco che esprime sotto tantissimi punti di vista non riuscì mai a intaccare quel sentimento che per lui resta sempre sacro. Sicuramente non immune all'ironia, ma sempre immune al cinismo. Ed è proprio l'amicizia. La sua casetta in campagna è un rifugio per lui e per i suoi amici, è un piccolo kepos, un giardino epicureo, dove passare del tempo insieme e parlare anche di cose importanti,
Gli amici di Orazio sono persone straordinarie con cui lui condivide tanta parte di piacevolezza ma anche di studio, di riflessioni. Sono dei compagni di viaggio e uno di questi è Albio Tibullo. Oggi per noi è un nome famoso, magari l'abbiamo studiato a scuola, ma all'epoca, pur essendo anche abbastanza più grande di età di Orazio, sembra che si fosse un po' perso. Forse per un momento Albio aveva preso una strada molto cerebrale, scordandosi che la vera filosofia, la vera ricerca, dovrebbe avere sempre una matrice concreta e aiutarci a vivere meglio, proprio come diceva Epicuro. Allora, come sanno fare gli amici, Orazio lo scuote un po', invitandolo a fare di meglio, a fare qualcosa di più importante con la sua poesia. Lui, che è così bravo a dare consigli agli altri, dovrebbe darli anche a se stesso. Qualcuno aveva rimproverato ai seguaci dell'epicureismo di essere troppo attaccati al benessere materiale, a Epicuro stesso di essere addirittura il più porco e il più cane dei viventi. Ma Orazio sa come rispondere. Albio, tu che hai fatto delle osservazioni così ineccepibili sulle mie poesie, chissà cosa stai facendo adesso lì dalle parti di Pedo. Ti sei deciso a scrivere qualcosa che farà impallidire le stupidaggini di Cassio Parmense? Oppure te ne vai strisciando zitto zitto per i boschi per prendere l'aria buona ed elucubrare sulle virtù del genere umano? Eppure non sei mai stato uno smidollato. Gli dèi ti hanno dato la bellezza, la ricchezza e anche la capacità di goderne. Perfino una nutrice non potrebbe augurare di meglio al suo caro bambino che di sapere cosa prova e di essere in grado di esprimerlo, oltre ad avere in abbondanza la grazia, il successo e la salute, con una tavola ben imbandita e il borsellino pieno. Facendoti largo tra l'ansia e la speranza, tra la paura e la rabbia, cerca di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. I momenti su cui non avevi aspettative ti sorprenderanno con più gioia. Se poi vuoi farti due risate, vieni a trovarmi. Ti accoglierò in splendida forma, in carne ben strigliato, un porco del greggio di Epicuro. Farsi largo tra l'ansia e la speranza, tra la paura e la rabbia, cercando di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Sapere cosa si prova ed essere in grado di esprimerlo. Questo è il problema tante volte. Soprattutto quando siamo vasti e conteniamo moltitudini. Ma il confronto e il conforto dell'amicizia possono aiutare anche in questo, così come di fronte alle paure più terribili. In un'occasione in cui l'amico mecenate non sta bene, con la sua solita penna affilata, Orazio gli lancia una battuta che si potrebbe leggere o come pura empatia. Non lo sai che soffro da cani pure io quando sento che tu non stai bene? Oppure suggerire in controluce una bonaria presa in giro. Perché non la smetti più di rompermi l'anima con le tue magagne? Urme querellis ex animas tuis. Ma poi smette di scherzare e inizia a parlare con il cuore in mano, nel momento in cui teme di perdere il suo amico più caro. E allora perfino l'odiata morte può trovare una visione diversa, nel momento in cui non è più un viaggio solitario, ma un percorso da affrontare insieme. Se una forza prematura mi strappasse violentemente proprio te, che sei una parte della mia anima, perché mai dovrebbe restare in vita l'altra, che non è altrettanto dolce e pura? Quel giorno tremendo le porterà alla rovina insieme. Non ho nessuna intenzione di violare il giuramento che ho pronunciato. In qualunque momento tu vorrai precedermi, noi andremo insieme, per sempre insieme, pronti ad affrontare da buoni compagni di viaggio anche l'ultimo pezzo di strada. Probabilmente in quell'occasione, per fortuna, Orazio aveva ragione, che non era niente di grave e Mecenate gli stava solo rompendo l'anima con le sue magagne. Magari aveva una febbre a 37,5 e capita anche questo. Però la cosa interessante è che evidentemente sotto alcuni aspetti Orazio non era affatto incoerente, anzi. Dopo aver scritto questi versi, dovettero passare 15 anni per dimostrarlo, ma Orazio tenne fede al giuramento e morì appena 2 mesi dopo il suo amico Mecenate. Era il 27 novembre dell'8 a.C., quando raggiunse il suo compagno di viaggio dalla dea Libitina, lasciando a noi la testimonianza di un'anima imperfetta.
e dunque infinita. Una testimonianza che proprio ancora oggi è viva e solida, come se fosse un monumento più duraturo di una statua di bronzo, più alto delle piramidi con la loro mole regale. Non lo potrà scalfire la pioggia vorace, né il vento sfrenato di tramontana, né l'infinita successione degli anni che verranno, o le stagioni che volano via.